In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Dicono che la Bibbia sia il libro più comprato al mondo e forse tra i meno letti. Così è la figura di Gesù, tra le più studiate e raccontate nella storia, ma certamente non è conosciuto. Sì, perché un conto è sapere, altro è conoscere. Il sapere è questione di testa, il conoscere è questione di cuore. Nel Vangelo di oggi Giovanni Battista fa questa esperienza, passa dal sapere al conoscere. Dice in alcuni passaggi: «Egli è colui di cui dicevo». Quindi Giovanni sapeva di Gesù, fra l'altro erano anche cugini. Ma poi nella riga successiva ammette: «Ma non lo conoscevo». E alla fine del Vangelo: «Ho visto e testimoniato che questo è il Figlio di Dio». Quindi un passaggio di rivelazione. Ma quando avviene tutto questo? Nell'incontro fattivo con Gesù. L'incontro è una vera e propria teofania, o meglio un evento pasquale. Si aprono i cieli, l'eternità entra nel tempo, quell'incontro diventa relazione con il soprannaturale. A questo punto Giovanni il Battista può dire: «Ho visto e testimoniato che questo è il Figlio di Dio». Ma sentite, non accade così anche oggi. Quanti bambini battezziamo? A quanti parliamo di Gesù nel catechismo? Quante nonne parlano di Gesù ai loro nipoti? Possiamo dire che in Italia almeno il 95% degli italiani conosce la figura di Gesù. Eppure è così poco amato. C'è qualcosa che non torna. Il Vangelo ci svela l'arcano. Fino a quando non faccio un'esperienza viva e personale di incontro con Gesù, non potrò amarlo. No, non basta studiarlo, averne sentito parlare. E se volete non basta neppure andare a messa. No, deve scattare qualcosa dentro, un incendio, un fuoco d'amore, una rinascita spirituale. Allora sì che anche noi potremo dire: «Ho visto e testimonio che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio».